Un lavoratore su 10 nell'Unione Europea è a rischio povertà. Lo dice Eurostat, che evidenzia come la percentuale sia cresciuta dall'8,6% del 2008 al 9,5% del 2018. A rischiare di più sono i lavoratori a tempo determinato e part-time, più gli uomini che le donne. La maggiore percentuale di lavoratori a rischio povertà si trova in Romania, seguita da Lussemburgo, Spagna, Italia, Regno Unito e Grecia. I tassi di rischio più basso si trovano in Finlandia, Repubblica Ceca e Irlanda. Negli ultimi 10 anni la percentuale di occupati a rischio povertà è aumentata nella maggior parte degli stati membri. L'incremento più elevato è stato registrato in Lussemburgo, Italia, Regno Unito e Ungheria. Nasce il notiziario Nord-Ovest dell'Ital Press. A Torino, nello splendido Palazzo Madama, alla presenza delle autorità istituzionali, imprenditoriali ed editoriali di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, l'agenzia di stampa, fondata e diretta da Gaspare Borsellino, ha presentato la sua nuova iniziativa editoriale con la quale punta ad accrescere la sua penetrazione in una delle aree più dinamiche del paese. È una nuova iniziativa che ha varato l'agenzia di stampa Ital Press, che da Palermo ha iniziato in 30 anni, 31 quest'anno di attività, a risalire un po' tutto lo stivale. Siamo arrivati fino a Torino, dove abbiamo dato vita al notiziario Nord-Ovest. È un contenitore quotidiano dalle 7:30 del mattino alle 12:30 su tutte le principali notizie del Nord-Ovest, quindi per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, dove si trovano le principali notizie di politica, di cronaca, di giudiziaria, di informazione, di cronaca bianca e ovviamente anche di sport, che è un po' il nostro core business, visto che Ital Press ha iniziato proprio con lo sport. Noi siamo un po' come le formiche che mettiamo da parte e poi nei momenti di magra investiamo sui territori e crediamo sui territori. Crediamo molto sul Nord-Ovest, è un territorio dinamico sotto il profilo imprenditoriale, industriale e anche politico, e quindi diciamo, ci aspettiamo ovviamente un riscontro di enti, aziende e anche attività editoriali che possono seguire questa nuova realtà di Ital Press che si affaccia sul Nord-Ovest con un notiziario dedicato proprio al loro territorio. L'agricoltura cresce per valore e posti di lavoro, ma deve affrontare le sfide dell'innovazione e della stesura del nuovo PAC. Lo ha detto, visitando la terza giornata di Fiera Agricola a Verona, Giuseppe Labbate, sottosegretario alle politiche agricole. È una fiera importante questa, tra l'altro in grado di internazionalizzarsi anche, perché la portata degli eventi che si tengono sono a livello internazionale, quindi un grande momento di confronto per tutti gli operatori del settore per portare avanti la nostra agricoltura, farà crescere sempre di più. Una folta partecipazione ha registrato il convegno sulla peronospora della vite, contro la quale si usano modelli previsionali matematici, tenendo conto che la rottura delle gemme negli ultimi 30 anni arriva già a metà marzo. Di produzione di latte a basso impatto ambientale si è parlato nell'incontro sulla vacca da 200 quintali di latte, circa il doppio del normale, come ha spiegato il professor Giuseppe Pulina dell'Università di Sassari. In questi ultimi anni abbiamo avuto aumenti produttivi importanti nella frisone italiana e la qualità del latte è rimasta costante, tanto che le due grandi DOP dei formaggi italiani vengono prodotte con questo latte. A poche ore dalla Brexit, il ministro per i rapporti col Parlamento, Federico D'Incà, lascia una porta aperta. Credo sia un errore, mi auguro personalmente che sia un arrivederci. Operazione Risorgimento Digitale di TIM arriva in Calabria. 5 tappe per sostenere la trasformazione digitale del territorio. Un grande progetto per insegnare internet e le sue potenzialità grazie ad una scuola mobile che toccherà un comune in ciascuna delle 5 province, Gioia Tauro, Vibo Valentia, Soverato, Cotronei e Rende. Alla presentazione di Reggio Calabria, Giulio Di Giacomo, responsabile Local Institutional Affairs di TIM. L'obiettivo è ambizioso, è per l'Italia. E abbiamo intenzione di toccare tutte le regioni italiane e tutte 107 le province italiane, dove in ogni provincia abbiamo selezionato un comune di piccole e medie dimensioni, che generalmente sono quelli che sono anche i più interessati, i più coinvolti verso apprendere quelle forme magari di utilizzo di strumenti digitali che sono spesso più diffuse all'interno delle grandi città. Quindi un impegno per fornire a tutti come team quelle competenze di base che poi possono essere trasferite a cascata per fare in modo che ognuno possa beneficiare nella sua quotidianità. La banda ultralarga raggiunge l'83% della popolazione calabrese, una spinta per la crescita digitale della regione. Secondo i dati che emergono dallo studio sulla trasformazione digitale dell'Italia, illustrato durante l'incontro, realizzato dal Censis in collaborazione con il Centro Studi di TIM, sono 1.150.000 i calabresi che utilizzano internet.
Abbiamo ascoltato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Sono molto contento del fatto che TIM abbia scelto Reggio Calabria come tappa regionale per lanciare un progetto che già dal nome è evocativo di quello che è l'obiettivo che la società si pone, il risorgimento digitale, richiama una fase importante nella storia del nostro paese, laddove una volta fatta l'Italia si sono dovuti fare gli italiani, come si suol dire, puntando naturalmente alla realizzazione di una comunità che fosse unita anche sul piano dei collegamenti, sul piano delle infrastrutture materiali. Il risorgimento digitale ci invita a pensare che una comunità digitale si può fare se viene pienamente garantito, nel migliore dei modi, nella piena consapevolezza, l'accesso all'infrastruttura digitale, l'accesso a internet.